Doveva essere la prima vittoria del girone d'andata ed invece un pareggio amaro che è arrivato proprio negli ultimi secondi. Guarda, ci siamo mangiati un attimino l'impossibile, però io sono convinto che in ogni caso questo qua sia un punto positivo. Cioè, a me piace guardare il bicchiere mezzo pieno, il primo punto l'abbiamo fatto, adesso andiamo avanti e cerchiamo di tirare il meglio. Come altre volte si è vista un ottimo inizio di partita, delle fasi buone e poi qualche calo di concentrazione, qualche errore da evitare assolutamente che poi pagate. È una caratteristica principale di tutte le partite che abbiamo. Come ogni partita, noi i primi tempi facciamo qualcosa di fantastico, magari riusciamo ad andare anche 3 gol avanti e poi ci perdiamo strada facendo. Secondo me è anche questione di inesperienza, abbiamo molti giovani, però comunque io credo che continuando così qualcosa la possiamo fare. Ripeto, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ancora siamo a metà campionato, il primo punto l'abbiamo fatto, quantomeno ci siamo sbloccati e cerchiamo di andare avanti e fare il più punti possibile. Siamo una squadra competitiva, ci stiamo amministrando. Stiamo cercando di amministrarci il meglio possibile. Ora i risultati cominceranno ad arrivare, io sono sicuro di questo. Sul punteggio di 9-5 la partita sembrava essere indirizzata a vostro favore, poi che cosa è successo? È successo che noi siamo una squadra che non può permettersi nessuna defiance, non possiamo regalare nulla all'avversario. Si è visto in questa partita, si è visto nella partita contro la Rarinantes Napoli, dove avevamo un vantaggio di 8-4 e ci hanno recuperato la partita fino a quando non l'hanno vinta. Noi dobbiamo, ogni partita per noi deve essere decisiva, dobbiamo giocare ogni partita fino alla morte. Tutto qua. Anche oggi si è andato diverse volte a segno, però magari qualche decisione arbitrale ti ha impedito di impinguare il bottino. Questo purtroppo non sta a me deciderlo. Io ho cercato di fare il possibile per quanto riguarda il resto. Se l'arbitro ha visto quello che ha visto, bravo lui. Adesso il campionato prevede il girone di ritorno, un punto è un bottino magro, però c'è ancora la possibilità di risalire la china. È un bottino magro, ma è pur sempre un bottino. Adesso non dico la prossima partita, noi daremo il massimo, ma andiamo contro la prima in classifica che è ben organizzata e ha ovviamente obiettivi diversi dai nostri. Noi cercheremo di fare una gran partita, come stiamo cercando di fare in questi ultimi periodi, e vedremo che nel girone di ritorno i risultati arriveranno. Riguardando un po' il girone d'andata, le partite nelle quali hai più rammarico? Tutte quelle in cui sono stato squalificato. La Basilicata, la partita con la Basilicata, secondo me stavamo giocando benino, anche lì qualche decisione arbitrale ci potevano stare, ma lasciando stare questo, contro la Rarinantes Napoli in primis, perché abbiamo buttato veramente 3 punti, li abbiamo buttati. Contro la Nuoto Napoli 2000, insomma, secondo me Rarinantes Napoli e Napoli 2000 erano i 6 punti che dovevamo fare, compresi questi che non sono arrivati nemmeno oggi. Queste 3 partite sono 3 partite pesanti, non aver fatto. Sono 3 partite pesanti, senza dubbio, però io credo anche che al ritorno possiamo andare a strappare qualche punto fuori casa con loro, anche perché guardo le loro squadre e guardo la nostra squadra e secondo me noi non abbiamo nulla di meno, anzi qualcosa in più sotto il punto di vista tattico e qualcosa in meno magari sotto il punto di vista caratteriale, perché secondo me se non abbiamo fatto risultato è anche per il carattere al momento.